a tutti, siamo qua a Fossano contro la Caia, la seconda giornata di campionato. Purtroppo non story dei Gators, la sconfitta 68-73, cosa non hai visto l'ultimo quarto, ma te lo racconto dopo. Però diciamo in generale nei primi tre quarti e mezzo possiamo solo dire che noi non segniamo mai, assolutamente mai, loro invece segnavano tanto. Siamo arrivati fino a meno 17, a 5 minuti dalla fine, a 4 minuti dalla fine. Abbiamo fatto un super mega recupero che non è bastato per arrivare fino a 5 punti finali. Però guardiamo il lato positivo, la differenza canestri, forse meno 5 ci può stare. No, sicuramente una brutta partita per quanto riguarda quello che ho visto io, e mi scuso con tutti perché sono fatto espellere in una situazione di certo non dalla nostra, a volte il nervosismo ci va a prendere, abbiamo un po' responsabilità un po' tutti di questo fatto, ma la partita di per sé non una partita positiva, più che altro perché abbiamo lavorato in settimana su delle cose che abbiamo fatto fatica a fare, loro hanno preso tanti tiri aperti, sapevamo essere una squadra di tiratori, sapevamo essere una squadra che ha un paio di giocatori sicuramente di qualità e questa qualità l'abbiamo pagata. Poi sicuramente i primi due quarti, ma anzi mi sento di dire tutti i primi tre quarti, noi tirato con percentuali bassissime, mi pare zero canestri, zero punti dal di fuori del pitturato i primi due quarti, loro hanno tirato con percentuali notevoli e ci hanno messo tanto in difficoltà. Noi dobbiamo rifarci perché di sicuro non siamo quelli che sono visti stasera, soprattutto nella metà campo difensiva, e purtroppo ci siamo una certa anche adattati al loro ritmo, che se la partita va un po' più piano forse loro avevano vantaggio, noi abbiamo cercato di alzare il ritmo ma a volte facendo parecchio fatica. Di certo una partita su cui voltiamo pagina e ricominciamo a allenarci in settimana come ci siamo sempre allenati bene e testa alla prossima che è Nichelino domenica. Sì, coach. Prossimo, prossimo coach, prossimo coach Eru. Diciamo da play, sì, diciamo, questa difficoltà da fuori si è vista forse servire il nostro lungo che poteva fare la differenza oggi. Loro, bravi forse loro a metterci, diciamo, un po' le mani addosso, un po' di pressione, forse noi invece non troppo concentrati a dare la palla dove possiamo un vantaggio migliore, anche perché non segniamo mai fuori. Sì, noi a parte le percentuali, che la serata no, ci può stare ampiamente, non è quello. Il problema è che sì, abbiamo provato a correre, l'intensità è stata alta e inizialmente abbiamo anche fatto bene, infatti eravamo attaccati, potevamo scappare via, non l'abbiamo fatto e quello poi lo paghi ovviamente, come oggi, come in tutte le partite, tutte le 34 partite sarà così, che se non vai via puoi farlo e non lo fai, lo paghi. E il problema è che se poi noi continuiamo a non segnare, in attacco facciamo le nostre cose non segnando e in difesa le due cose che dobbiamo fare non le facciamo, continuiamo a subire dagli stessi giocatori che sappiamo dover dare un occhio di riguardo, allora poi resta lunga, poi alla fine eravamo pressoché attaccati, qualche punto rapido, dispiace perché oggi si poteva fare come altre volte capiterà che arrivati di punto a punto bisogna essere un po' più cinici per andare via questi punti perché è lunga e senza punti ancora più. Allora, ci proveremo sicuramente alla prossima contro Nichelino, vi aspettiamo sempre tutti ai vari palazzi. Now I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion.